Dunque, giorni fa, credo qualche settimana fa, avevamo pubblicato un servizio dove denunciavamo l'alta velocità che tanti, giovani, meno giovani, ma anche diciamo, persone non giovanissime, hanno la consuetudine di navigare all'interno del canale Lombardo Interno e nella laguna dell'Usenzo e nel canale di San Domenico Esterno, soprattutto quando c'è l'attraversamento di Punta Poli ad alta velocità, esponendo tutti praticamente a un alto rischio. C'è già stato ancora, l'avevamo segnalato anche questo, che ancora mesi fa c'è stato già un incidente in cui con un barchino sono andato a finire addosso a una bricola, ovviamente per alta velocità, e un chioggiotto di circa 60 anni ha dovuto ricorrere al cuore dell'ospedale per diverse fratture alle costole. E per fortuna il barchino era affondato, per fortuna è andata bene, che nessuno si è fatto troppo male. Detto questo, in quel servizio spiegavamo che purtroppo la competenza all'interno di questi canali non è della Capitaneria di Porto. Ho avuto un lungo colloquio col comandante della Capitaneria di Porto, Michele Messina, non è della Capitaneria di Porto, ma del Provveditorato Opere Pubbliche, ex magistrato alle acque. Allora, un amico che poi è informato dei fatti mi ha mandato con WhatsApp il testo dell'ordinanza numero 20 del 2011, in cui del capo del circondario di Chioggia, in cui praticamente autorizza le forze dell'ordine a intervenire all'interno di questi canali. Quindi una barca della Polizia di Stato o dei Carabinieri che fosse all'interno appunto del canale Lombardo e contesta l'alta velocità può tranquillamente fare la multa. Qui c'è un piccolo equivoco che è meglio diciamo chiarire bene, che l'ordinanza che vi ho citato prima parla di, me lo sono scritto, scusate, di corpi dello Stato che esercitano funzioni di polizia e sono praticamente la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale e anche, mi diceva, la Polizia Carceraria praticamente. Questi sono, diciamo, enti dello Stato che esercitano funzioni di polizia e quindi in base a quella ordinanza che vi ho citato possono agire in canale e fare le sanzioni. La Capitaneria di Porto, mi faceva osservare il comandante, che non è diciamo, un corpo dello Stato che esercita funzioni di polizia. Per fare questo deve essere autorizzato e quindi ricordando che se vi ricorderete ancora anni fa avevamo pubblicato quel servizio quando c'è stata l'installazione delle telecamere all'Isola dell'Unione che guardavano il canale San Domenico Esterno e verso l'Usenzo, che c'era stato detto che erano state messe appunto per sanzionare chi passava ad alta velocità. Personalmente a me non è mai giunta voce notizia di qualcuno che sia stato sanzionato appunto per l'alta velocità dall'ex magistrato alle acque. Quindi l'idea che mi sono fatto io, ma lo parlo col cappello in mano, è che visto che il magistrato alle acque, da quel che sappiamo che l'ex magistrato delle acque ha pochissimo personale, addirittura ci sono due o tre persone che hanno un sacco di incombenze non, che coprono tutta Chioggia, Pellestrina e Venezia. Sapete che quando uno chiede una concessione, a volte aspetta non mesi, quasi anni per poter avere la concessione perché sono oberati di pratiche. Poi c'è stata anche la problematica del Covid che ha fatto il resto, che tutta una serie di cose. Quindi si potrebbe ovviare a questa situazione dando proprio mandato alla Guardia Costiera Capitaneria di Porto di svolgere questo servizio di guardianaggio anche all'interno dei canali detti. Ecco, approfittiamo anche per invitare anche tanti genitori, perché io ho visto personalmente ragazzi molto giovani che corrono questi canali e non si rendono conto che l'incidente è dietro l'angolo, perché basta che qualcuno venga fuori, è già successo altre volte che per un pelo non ci sono state gravi conseguenze, ma temo che se continua così ci saranno veramente delle conseguenze molto gravi e poi qualcuno ne avrà anche la responsabilità, insomma.